essere gli anni dello sviluppo, in questi giorni sono arrivate notizie importanti per quanto riguarda il porto, la nomina del commissario tanto attesa Messineo e l'annuncio dato da De Vincenti proprio qui a Salerno della pubblicazione di un decreto per quanto riguarda le zone economiche speciali. Sì, qualcosa si muove, come si dice in questi casi. Sulle zone economiche speciali devo dire che in tempi non sospetti erano state proposte, ne parlammo con l'allora sottosegretario Zanetti, con Giannola durante una manifestazione. Adesso sono in realtà, la giunta regionale tra l'altro è già pronta, ci siamo visti su qualche tavolo tecnico, dovrebbero esserci più di 200 milioni per le zone portuali e retroportuali di Napoli e di Salerno, che significa incentivi, significa supporto agli imprenditori, supporto a chi vuole investire, attrazione di investimenti anche da fuori regione e da fuori nazione, quindi credo che davvero anche in questo caso siamo a un passo da una piccola grande svolta. Tra l'altro il decreto del governo con le misure Resto al Sud incentiverà ulteriormente la nascita di nuove imprese, ci sono fondi importanti, c'è un fondo perduto rilevante, quindi anche qui i nostri ragazzi potranno avere un bel supporto nell'aprire attività imprenditoriali. Speriamo che questo territorio diventi sempre più attrattivo e crei sempre più opportunità, soprattutto per i giovani.